La Corte dei Conti lancia l'allarme crisi liquidità alla Regione. Crocetta assicura al più presto nuovi introiti. Entro giugno sarà pronta la finanziaria bis. Davide Saglia. È allarme sui conti pubblici della Regione. Ad annunciare il rischio è la Corte dei Conti, la quale non esclude che l'attuale situazione potrebbe tramutarsi in una vera e propria crisi di liquidità. I dubbi principali dell'organo riguardano la manovra finanziaria del 2014. Nella relazione depositata in commissione bilancio all'ARS, i giudici contabili in sostanza bocciano la finanziaria spezzatino, giunta dopo la manovra impugnata dal commissario dello Stato e in seguito alla manovrina cosiddetta salva stipendi. I giudici denotano quindi l'incompletezza dello strumento contabile per l'esercizio del 2014, per larghi aspetti non in equilibrio. Un giudizio che sembra gettare dubbi anche sull'operato del commissario dello Stato. In ogni caso la Corte dei Conti afferma che la competenza di vagliare la legittimità delle norme approvate dall'Assemblea regionale spetta ad altri organi della Repubblica. A destare perplessità le numerose disposizioni che hanno autorizzato spese per assicurare il pagamento nel settore forestale e della prevenzione, oltre al pagamento degli emolumenti di alcuni enti sotto il controllo della Regione. L'organo contabile ha poi ammonito la Commissione Bilancio all'ARS per aver consigliato di rinviare ad una successiva legge il reperimento delle risorse necessarie a garantire la copertura delle spese per il secondo semestre. Priorità dunque alla manovra bis, che il Governo auspica venga approvata entro il 2 luglio. Il governatore Crocetta e l'assessore all'economia Roberto Agnello hanno assicurato che in settimana la Giunta approverà la finanziaria bis, che potrà essere inviata in commissione nei primi giorni della settimana prossima, per consentire poi l'approvazione in aula entro fine giugno. I capigruppo di Sala d'Ercole hanno poi calendarizzato, oltre al dibattito sulla nuova programmazione dei fondi europei e sulla specialità dello statuto, diversi disegni di legge, come quello sull'impignorabilità della prima casa, degli strumenti e dei mezzi di lavoro e quello sui testimoni di giustizia. Si dovranno garantire gli stipendi e i contributi per le associazioni di valore culturale e sociale. Parole di Rosario Crocetta, alle quali si accodano gli auspici di celerità di Nino D'Asero, capogruppo dell'NCD. A dar comunque solidità alla manovra è il rimpolpamento delle casse regionali attraverso il credito per le imprese di oltre 1,5 miliardi di euro, somme trasferite dalle casse nazionali per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale.